Barone Vassallo, siamo al 28 agosto 2023 dell'anno più caldo degli ultimi 100 anni, tant'è che fino a pochi minuti fa stava piovendo e adesso fa anche fresco. Allora, parliamo di cose importanti e andiamo subito al sodo. L'altro pomeriggio stavo vedendo un video di Elettroidioti. Elettroidioti che parlavano del fatto che è normale quando state vicino a una macchina elettrica che sentiate dei rumori, perché in pratica ha spiegato che le batterie, per non esplodere, hanno bisogno di acqua che continua a girare in tutta la macchina tutto il tempo che la macchina è in vita. Praticamente non è come ad esempio l'autovettura a motore endotermico, che quando la spengi si spenge tutto, rimane al massimo sulle più moderne quel 12 volts che alimenta le centraline, però grosso modo è tutto fermo. No, la macchina elettrica, per evitare sovratemperature, deve avere sempre l'acqua che circola in tutto il pianale, in tutto il pacco batterie, in tutto questo. Ora, quando nella malcapitata ipotesi che la pompetta dell'acqua si rompa, cosa viene a succedere? Succede che la macchina prende fuoco. E naturalmente, anche se gli elettroidioti sono tanti comunque in questo momento, sappiamo che c'è una folta schiera di persone che non vuole quella schifezza, e c'è una folta schiera di persone che, avendo studiato la tecnica motoristica e la tecnica automobilistica generale, sanno che l'autovettura elettrica ad oggi è soltanto una pazzia pericolosissima. Non smetterò mai di dirvi: se dovete parcheggiare la macchina, non la parcheggiate vicino a un'auto elettrica, è pericolosissima. Andiamo a leggere. L'auto elettrica è stata definita una potenziale trappola mortale dai più grandi esperti. L'esperto, in questo caso Leunier, spiega i problemi di sicurezza legati alle batterie. Fate molta attenzione e condividete questo video, perché è veramente interessantissimo. Andiamo a leggerlo. L'ingegner Leunier, veterano della Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers, spiega gli svantaggi, i problemi ambientali e i gravi problemi di sicurezza associati ai veicoli elettrici con batteria agli ioni di litio. Ascoltate bene. Oltre agli errori e alle bugie della cosiddetta energia verde, contestati dal fisico Mark Mills, se non sbaglio di Mills ho fatto anche dei video, senior fellows presso il Manhattan Institute, supportato da molti altri scienziati, ci sono dei problemi molto gravi di sicurezza antincendio con i veicoli elettrici. Lo afferma L. Leunier, un veterano della Royal Canadian Electrical Mechanical Engineers, dove ha prestato servizio come specialista tecnico. L'opinione di Leunier sui veicoli elettrici è molto dura, al punto di definirli potenziali trappole mortali. Ma vi ricorda qualcosa sempre la trappola per topi? Nel presentare informazioni sugli svantaggi, i problemi ambientali e i gravi problemi di sicurezza associati ai veicoli elettrici con batterie agli ioni di litio, i veicoli elettrici sono soggetti a potenziali cortocircuiti durante la ricarica e non solo. Scusate, ma oggi è una giornata molto particolare, danni alla batteria anche in caso di incidenti minori e altri guasti elettrici che possono provocare un incendio seguito da una serie di esplosioni di ciascuna cella della batteria, a seguito delle quali risultano incendi praticamente impossibili da estinguere.
Gli incendi risultano no, gli incendi risultanti non possono essere facilmente estinti con acqua come nelle normali autovetture e potrebbero richiedere speciali sistemi di soppressione chimica. Se un veicolo elettrico è coinvolto in un incidente, nessuno deve toccare o tentare di aprire le porte del veicolo a causa della potenziale alta tensione. E su questo mi prendo la paternità di essere stato il primo, lo trovate anche su questi canali, a denunciare il fatto che un'autovettura con corrente a 220 che va a sbattere può essere potenzialmente una sedia elettrica per chi è presente, per chi tocca il ferro e per di più per chi viene coinvolto nell'urto con l'autovettura elettrica. Pensate voi, subisci un incidente, si blocca la portiera, nella peggiore delle ipotesi cerchi di uscire dal tettino, apri il tettino, metti la mano sulla lamiera, muori folgorato. O la stessa cosa se rompi il vetro, metti la mano sulla tua autovettura endotermica che si è schiantata contro un'autovettura elettrica, muori folgorato. Il risultato potrebbe essere la folgorazione. Questo può essere grave se qualcuno è intrappolato all'interno. Le persone rimaste intrappolate in un veicolo elettrico mentre sta esplodendo, sta andando a fuoco, potrebbero essere intrappolate in una trappola mortale. Non possono essere salvate a meno che il soccorritore non disponga di guanti isolanti e dell'attrezzatura specializzata necessaria a causa del potenziale di scosse ad alta tensione, spiega Leunier. Tutti gli impianti elettrici ad alta tensione richiedono formazione specializzata, dispositivi di protezione e misure di sicurezza precauzionali per garantire la sicurezza dei lavoratori, e ciò include le persone che lavorano sulle auto elettriche. Quindi è necessario essere consapevoli di questi requisiti tecnici di sicurezza, continua Leunier. Nel settore automobilistico dei veicoli elettrici per alta tensione si intende qualsiasi tensione superiore a 60 volts. I meccanici che lavorano sui veicoli elettrici devono adottare ulteriori misure precauzionali di sicurezza ancor prima di poter iniziare a lavorare sul veicolo elettrico. Di conseguenza si aggiungono tempi supplementari, costi più elevati per la manutenzione o la riparazione di un qualsiasi veicolo elettrico. Questi costi vengono aggiunti alle polizze assicurative a causa dei sinistri, che costano molto di più in termini di tempo e denaro. Infatti le stesse batterie agli ioni di litio non sono riparabili, portando le compagnie di assicurazione a rottamare intere auto anche dopo collisioni di piccola entità, se la batteria è stata danneggiata in qualche modo, qualsiasi modo, evidenzia Leunier, che sostiene come gli investimenti in turbine eoliche ed energia solare inefficienti e inaffidabili e in impianti di produzione di batterie per veicoli elettrici non abbiano nulla a che fare con la tutela dell'ambiente. È tutta una questione di denaro e attenzione, denaro e potere. Un buon inizio sarebbe se i nostri governi usassero la ragione, il buon senso, la logica e abbandonassero completamente l'idea folle dell'energia verde. Pensate alle conseguenze se un veicolo elettrico cominciasse a bruciare in un parcheggio sotterraneo di un centro commerciale o di un condominio. Pensate all'inquinamento che provocherebbe, creando una reazione a catena di incendi. Incendi di veicoli elettrici a New York, il caso. Secondo quanto riporta l'articolo pubblicato da Newsmax, i vigili del fuoco di New York hanno riferito che quest'anno si sono verificati 108 incendi di batteria agli ioni di litio nella città di New York, che hanno ferito 66 persone e ne hanno uccise 13. Secondo il commissario dell'FDNI, Laura Kavanagh, non c'è una piccola quantità di incendio. Il veicolo esplode letteralmente dopo pochi secondi. L'incendio che ne risulta è molto difficile da estinguere, quindi particolarmente pericoloso. L'anno scorso, riferisce ancora l'articolo di Newsmax,
si sono verificati più di 200 incendi causati dalle batterie di biciclette elettriche, più quelle di veicoli elettrici ed altri dispositivi di trasporto. Un incendio è scoppiato in un negozio di biciclette elettriche e ha ucciso 4 persone verso la mezzanotte del 20 giugno. 2 persone sono rimaste in condizioni critiche. Il commissario dei Vigili del Fuoco ha avvertito i newyorkesi che tali dispositivi potrebbero essere molto pericolosi e in genere esplodere in modo tale da rendere impossibile la fuga. L'FDNI riferisce inoltre che in soli 3 anni gli incendi provocati dalle batterie agli ioni di litio hanno superato quelli provocati dalla cucina e dal fumo come causa più comune di incidenti mortali nella città di New York. E tutto questo sta scadendo in tutto il paese, poiché questi incendi sono diventati all'ordine del giorno. Auto, biciclette elettriche esplodono casualmente nei vialetti dei garage. Si legge ancora nell'articolo, a firma di Steven Moore, le normative dovrebbero sempre basarsi sul calcolo di costi rispetto ai benefici, altrimenti non esisterebbero più le automobili. Eppure gli stessi allarmisti di sinistra, che hanno tolleranza zero e vogliono vietare i piccoli rischi quando si tratta di tutto, dai trampolini alle piscine, ai fornelli a gas, alle cannucce di plastica, ai vaporizzatori, ai fuochi d'artificio, praticamente i verdi idioti e così via, hanno una soglia del dolore sorprendentemente alta quando si tratta di persone che muoiono o subiscono ferite gravi a causa degli incendi delle batterie delle auto elettriche o delle bici elettriche o degli scooter elettrici. Con i veicoli elettrici i verdi stanno mettendo da parte ogni preoccupazione sui danni collaterali di morti e feriti. L'ironia di tutto ciò è che a causa di tutta l'energia necessaria per produrre le pale eoliche, pannelli solari e batterie elettriche, nuovi studi stanno dimostrando che la riduzione delle emissioni dei gas serra in questa transizione net zero è vicina allo zero, conclude il ricercatore. Veramente, io non capisco ancora questo branco di imbecilli, di elettroidioti che ancora appoggiano. Una persona mi raccontava di quanto fosse bella la nuova Mercedes EV. Ma come si fa? Come si fa? Vi chiedo di condividere questo video. Questo video ha delle notizie importantissime che vanno divulgate. Ci vediamo domani, ragazzi.